Ciao a tutti amici e amiche, benvenuti in questo nuovo video, bentornati nel mio canale. Allora, questa è la mia domenica, vi faccio vedere un pochettino quello che faccio in genere la domenica mattina. Allora, di solito le lavatrici non mancano mai, quindi comunque appena possibile con molta calma aziono la mia lavatrice e procedo con le varie sistemazioni. Ecco, per esempio qui mi sono messa a sistemare la cameretta delle bimbe con i lettini, poi sono passata allo studio, insomma. Praticamente faccio tutto quello che c'è da fare, tutta quella sistemazione, anche se cerco di non stancarmi troppo, cerco comunque di dedicarmi con relax alle varie pulizie. Poi questa è stata una giornata importante, una giornata particolare perché avevamo ospiti a pranzo, quindi comunque ho curato un pochettino di più i dettagli. Ecco qui che sistemo appunto lo studio, come vi dicevo, tutti i colori e i vari giochini delle bimbe che sono rimasti dal giorno precedente in giro, da una bella pulita. Ecco qua Bianca e saluto lo studio perché oggi non ci vedrà. Procedo poi con il mobile che ho nel corridoio. Ecco qui, do una bella sistemata, anche una passata di Swiffer sui mobili perché, anche se lo faccio quotidianamente, si deposita sempre quel filo di polvere che mi dà fastidio e mi fa piacere quando vengono degli ospiti a casa far trovare comunque un ambiente pulito, ordinato, profumato, in modo che sia proprio accogliente per chi ci viene a trovare. Mi dedico poi alla pulizia del bagno. Sto utilizzando questo prodotto della V5 preso all'Lidl che comunque mi sta piacendo, e appunto mi dedico alla pulizia dei sanitari perché voglio che siano super brillanti e super profumatissimi. Mi dedico poi alla pulizia della vasca, quindi elimino tutte le cose che ci sono sopra, depositate come prodotti per i capelli, per il corpo, asciugamani e quant'altro, e do una bella spruzzata qua e là di questo prodotto e inizio a lucidare, 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 parola d'ordine, lucidare e profumare. Ecco qui il bagno bello pulito e sistemato ed ho sistemato anche questi asciugamani con questi fiorellini molto carini per i nostri ospiti. Mi dedico poi alla cucina, c'è un bel casino perché ieri sera mio marito ha cenato tardi perché è tornato tardi da lavoro, quindi non avevo voglia sinceramente di mettermi a sistemare il lavandino, perciò questa mattina, come vedete, mi sono dedicata proprio a questo. Insomma, ho sistemato il lavandino, ho svuotato la lavastoviglie, c'erano tanti piatti da riordinare e poi mi sono dedicata al lavaggio dei piatti, quindi ho ricaricato nuovamente la lavastoviglie. Di solito tutti i giorni della settimana questa procedura la evito, cioè nel senso che in serata mi piace sempre lasciare tutto sistemato in modo che il giorno dopo non ho particolari difficoltà a rimettere in ordine, però nel weekend, soprattutto il sabato sera, me la prendo un po' più con calma, perciò poi la domenica capita di dover sistemare appunto quello che è rimasto in disordine dal giorno precedente. Ma comunque lo faccio con piacere perché la domenica è fatta comunque per stare in tranquillità e ognuno si dedica a ciò che più gli piace, ciò che lo fa stare bene. Io mi sento abbastanza rilassata quando sistemo, pulisco e poi la casa è tutta splendente.
anche i fornelli sono rimasti un po' pasticciati, quindi pulisco anche quelli. Sto utilizzando per pulire sia i fornelli che appunto le acciaierie della cucina Ace Gentile, che ho travasato all'interno di un dispenser che mi aiuta nell'erogazione di questo prodotto, e mi trovo molto molto bene. È vero, fa un po' di schiuma come potete vedere, però devo dire che lascia veramente in modo pulito e ordinato tutto quello che vado a pulire, quindi mi piace tantissimo per questo motivo. Veramente ha tanti utilizzi questo Ace Gentile e cerco di sfruttarlo al 100%. Una volta sistemati i ferri della cucina, quindi del gas, mi dedico a passare lo straccio a terra. Si passa poi alla sala, al soggiorno, dove do una passata di Swiffer sempre sul mobile, quello dove teniamo la televisione, la soundbar. Anche questa è una cosa che faccio quotidianamente, però sembra che da un giorno all'altro si depositi nuovamente la polvere, quindi mi fa piacere eliminarla subito in direttissima, proprio perché così non si accumula e non mi trovo poi il carico grande quando vado poi a pulire, insomma, quotidianamente. Mi è più semplice, mi è più facile levarla giorno per giorno che non farla una volta a settimana, che si accumula veramente tanto. Ecco qui. Poi per profumare l'ambiente ho utilizzato questo spray deodorante per ambienti e per tessuti acquistato da Risparmio Casa, il profumo della lavanda, e l'ho spruzzato sulle tende, sui divani. Insomma, mi piace tantissimo la profumazione che lascia. Io adoro la lavanda, come sapete, e mi piace proprio che in aria aleggi questo profumo delicatissimo e fresco, che proprio di pulito. Immancabili le candele che mi piace accendere per dare un senso maggiore di calore, maggiore ospitalità e proprio, ecco, una sorta di familiarità negli ambienti. Ne ho accese due, una nel corridoio e una all'ingresso di casa. Qui vi faccio fare un breve giro delle piccole stanze che non vi avevo mostrato all'inizio. Ecco qui il nostro tavolo apparecchiato per i nostri ospiti, qui c'è Bianca che vi saluta. E niente, amici e amiche, io spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere attraverso un commento, attraverso un like. Io vi saluto e ci vediamo presto al prossimo video. Mi raccomando, se non ti sei ancora iscritto al mio canale, non ti resta che farlo attivando la campanella. Un bacio!